quello spicchio di terra abruzzese sospeso tra il mare e l'ulivo, da quella terra del vasto, popolata di uomini che seppero, nei secoli, dominare l'aratro e il timone, che partirono i Palizzi, quattro fratelli, quattro pennelli destinati ad entrare nella storia dell'arte europea dell'Ottocento. I Palizzi erano un gruppo di fratelli che sono stati, possiamo dire, portati via alle aspirazioni del padre, che ne voleva fare degli impiegati pubblici o dei liberi professionisti, e che invece sono stati colti quasi da un morbo che li ha trascinati via dalla famiglia, li ha portati nell'ambiente artistico napoletano e poi li ha trasportati nel grande ambiente artistico internazionale che era in quel momento la Francia. Filippo, Giuseppe, Nicola e Francesco Paolo, il comune di Vasto, la sovrintendenza dell'Aquila e la regione Abruzzo dedicano oggi una grande mostra, un evento culturale straordinario che farà di Vasto e dell'Abruzzo una tappa obbligata del percorso culturale nazionale ed internazionale. Palizzi, una famiglia in mostra, offrirà anche l'occasione per assegnare ai quattro fratelli vastesi il giusto posto nella storia della pittura ottocentesca europea, che fu un posto di primo piano. Sì, un posto di primo piano senz'altro, e per gli apporti di tutti e quattro i fratelli alla pittura del secolo scorso, e sia anche per l'impulso nuovo che essi danno alla ricerca artistica ottocentesca. Posto fondamentalmente importante è quello di Filippo, che poi diventa l'anima comune con il fratello Giuseppe, che da il primo fra loro a conoscere la realtà europea attraverso il soggiorno parigino, e che darà a Filippo e ai fratelli impulsi nuovi, impulsi legati alla realtà nuova che si andava dipanando in quegli anni nella pittura attraverso le scuole di Barbizon, con la quale Giuseppe ha stretto contatto, e attraverso la rivoluzione che viene nella pittura impressionistica. È vero e pure che Filippo a Napoli per suo conto opera lo stesso, batte lo stesso percorso e si accorge in sostanza solo verso il 58-59 che in fondo la via che sta seguendo lui è la stessa che seguono i suoi colleghi d'Oltralpe. Quindi posto importante per quanto essi hanno prodotto, ma posto determinante per quelli che sono gli sviluppi che verranno negli altri pittori attraverso la loro opera. L'anno dei Palizzi, che coincide peraltro con l'anno giubilare e per questo offre all'Abruzzo e all'Italia un'ulteriore e particolare perla culturale da offrire ai pellegrini, si farà teatro di tutta una serie di eventi dedicati ai quattro pittori vastesi. Una mostra fatta di tante mostre. Nasce stranamente da un carteggio che Filippo Palizzi ha donato alla sua città come ultima testimonianza del suo affetto. Parlo non di un piccolo carteggio, ma di un carteggio di 2873 fogli, nei quali il pittore ha raccolto un po' tutta la sua vita e la vita dei fratelli, quindi vita familiare ma anche vita artistica. Esiste una lettera nel carteggio di Giuseppe nella quale Giuseppe chiede al fratello di conservare alcuni articoli che sono stati scritti su di lui e che Filippo dovrà mantenere, dovrà conservare. Questo significa che a lui era stato dato il compito, un po' da tutti quanti i fratelli, di costituire, di essere la memoria della famiglia. E questo ci ha consentito oggi di poter costruire questa mostra così complessa.
Perché complessa? Perché noi abbiamo incontrato in questo carteggio mille volti di Filippo, ma anche mille problematiche da dover sviluppare. Partiamo dal rapporto con la città di Vasto, dal rapporto dei fratelli tra di loro, per arrivare poi gradatamente a presentare delle mostre antologiche nelle quali si possa affrontare il problema dello sviluppo di ognuno di loro come nel mondo artistico. Quadri dunque, convegni e libri e fotografie, un grande evento, una grande manifestazione culturale, ma anche una mostra coraggiosa. Coraggiosa e soprattutto ambiziosa. Ambiziosa perché con questa mostra si vuole tendere non soltanto a far conoscere al grande pubblico e non soltanto alla schiera dei cultori dell'arte la figura di Filippo Palizzi e dei suoi fratelli, questi straordinari diffusori di cultura, questi straordinari pittori protagonisti della scuola napoletana dell'Ottocento, ma si vuole, questa è un'altra ambizione, si vuole soprattutto lanciare, ecco, presso il grande pubblico anche, ecco, l'immagine di Palazzo d'Avalos come sede dei Musei Civici del Vasto, come sede di questa grande pinacoteca che raccoglie i dipinti dei Palizzi certamente, ma anche di altri illustri maestri della scuola napoletana che hanno avuto Natale a Vasto, voglio citare Smargiassi, voglio citare Valerico Laccetti e tanti altri minori. Quindi ambiziosa certamente sotto questo aspetto, perché tutto poi rientra nel progetto di fare di Vasto, di dare di Vasto l'immagine non soltanto di città turistica, non soltanto di città balneare, ma di città di arte e di cultura, come è sempre stata nel passato quando Vasto veniva definita l'Atene degli Abruzzi. L'anno dei Palizzi sta cominciando. Sarà un anno indimenticabile, come indimenticabile fu il percorso di vita e d'arte di Filippo, Giuseppe, Nicola e Francesco Paolo, partiti da Vasto per entrare nella storia dell'arte.